Per rivitalizzare questa zona c'è anche questa pagina Facebook che si chiama Alò Saione. Alò Saione. E qui c'è una parte degli ideatori, l'idea è venuta ovviamente alla nostra Debora, poi con la solita condivisione abbiamo partorito una bella cosa che in pochi giorni ha già raggiunto 1000 like. E chi l'amministra questa pagina? A parte Angelo Rossi, che oggi non è presente ma c'è nella regia, Debora e Valentino. Che cosa ci dobbiamo aspettare da questa pagina Facebook che si chiama Alò Saione, no? Quindi c'è una etimologia strettamente aretina. Che cosa si potrà vedere pubblicato? Allora, noi abbiamo creato questa pagina Facebook per far conoscere a tutti, non solo agli aretini, ma in particolar modo anche a loro, il quartiere di Saione, per far capire che noi abbiamo delle bellissime attività, abbiamo voglia di farci conoscere, di crescere, e quindi sulla pagina Alò Saione potete vedere la presentazione delle nostre attività, un excursus di come eravamo e di come siamo oggi tramite foto, qualche foto vecchia e qualche foto anche più moderna, e quindi seguiteci perché ci saranno tante novità. Noi abbiamo voglia di crescere e di farci conoscere. Ecco, la tua giovane età mi fa pensare al fatto che anche i giovani imprenditori investono su questa zona della città. Assolutamente. Con la pagina di Alò Saione cerchiamo di avere un punto di riferimento anche per chi non è commerciante. Quindi magari un punto diretto, qualche domanda, informazioni, noi cercheremo veramente, siamo in tre, speriamo di crescere veramente tanto. Cerchiamo di avere un punto diretto tra commercianti e anche magari residenti all'interno di questo quartiere. Speriamo che vada tutto come sta già andando, che è abbastanza bene. Da un giovane imprenditore a uno decisamente storico, ho detto storico e non ho detto un altro aggettivo, che insomma, come accogli questa pagina che si chiama Alò Saione? Lo sanno tutti che io sono un diversamente giovane e quindi però cerco di essere presente, quindi sarò lì sempre a cercare di tirare su questa zona che non ha gran bisogno, però diciamo bisogna che ci credano anche di più i miei colleghi, quindi qui abbiamo quelli che effettivamente ci credono e ci credono tanto, e quindi spero che con i social si stimoli anche gli altri, perché oggi tanto siamo tutti spippolatori, sì. E quindi lì ci si vede, va bene? E quindi... Quindi, come vedi, Saione è tradizione e innovazione, ma di certo un ringraziamento particolare, perché anche nella tradizione e l'innovazione, se non c'è chi coordina, difficilmente le cose riescono. Quindi un grazie e tanta sensibilità da parte dei commercianti a Confesercenti, che si è preso in carico l'organizzazione, ma grazie anche a voi di Arezzo TV, perché ci state dando molta attenzione. E la stampa gioca un ruolo molto importante anche per dare lustro, visibilità e una informazione corretta per il bene della città.